Conclusi i riti della Settimana Santa e la Pasqua Cattolica, oggi la Pasquetta, che nella vallata bizantina dello Stilaro dà inizio alla Settimana Santa degli Ortodossi, che domenica 16 aprile celebreranno la loro Pasqua. Settimana Santa che la comunità dei monaci ucraini del monastero di San Giovanni Terissis di Stilo celebrerà con le preghiere per la fine della guerra e per la fine delle persecuzioni ai monaci del monastero delle grotte di Kiev. Siamo a Stilo, nel sacro monastero di San Giovanni Terissis il Nuovo, dove vive la comunità monastica ortodossa ucraina. Ecco, si è appena conclusa la Domenica delle Palme e ora gli ortodossi domenica prossima celebreranno la Santa Pasqua. Ecco, è stata una settimana di preghiera. Ormai da anni in questa valle, sia nel monastero antico sia nel monastero nuovo che qui nella città di Stilo a 4 secoli, come spesso capita, la Pasqua cattolica coincide con la Domenica delle Palme ortodosse. Questo anche avviene quest'anno e quindi noi iniziamo a vivere, a seguire il Signore nel suo cammino verso la Passione nei primi giorni della Settimana Santa. E come il Giovedì Santo c'è stata questa la bella funzione nella chiesa dell'ultima cena, così anche ci sarà, secondo il rito ortodosso, giovedì, venerdì il funerale del Signore, sabato l'annuncio della resurrezione e poi la liturgia nella notte con il saluto pasquale Cristo è risorto. Questo saluto si dà dal giorno di Pasqua per 40 giorni, però quest'anno già in Ucraina la gente difende le chiese assalite da coloro che le vogliono occupare con il saluto pasquale Cristo e cantando gli inni pasquali, come potrete vedere. È un momento tragico, ma nel momento reale della storia della Chiesa. La storia della Chiesa è stata sempre una storia di persecuzioni. Forse tanti non sanno che oggi il cristianesimo è la religione più perseguitata in tutti i continenti. La cosa che forse fa impressione è che questa persecuzione si è allargata all'Europa e a un paese che vuole entrare in Europa, in Ucraina. Allora, una cosa è, la Russia è il più grande paese europeo. Dopo la Russia il più grande paese europeo è l'Ucraina. Allora, che politicamente si persegua in piano di occidentalizzare l'Ucraina, che certamente tanta gente in Ucraina desidera questo, ciò non toglie che questo non si può realizzare opprimendo coloro che continuano ad appartenere alla Chiesa ortodossa tradizionale. Questo è un monastero ucraino, eppure i fedeli che sono venuti anche oggi sono in buona parte russi o di altre nazionalità. Ecco, siamo sempre nel monastero di Stilo, nel sacro monastero di San Giovanni Terestri. Abbiamo il piacere di conoscere la signora Lara, che è una signora russa che vive da tempo in Calabria, però viene a seguire questi riti, i riti della Pasqua qui anche a Stilo. Siamo tutti cristiani ortodossi e io come russa vado nella chiesa canonica ucraina per festeggiare le feste e non vedo un ostacolo gli eventi politici, sì, pure gravi, che succedono adesso, ma noi cristiani sono sempre uniti, cristiani ortodossi. Vengono pure Bielorussi, vengono Giordani, quindi per noi non è problema. La politica, quindi? Come la dice? Politica non è nessun problema. La politica è politica, la religione è un'altra cosa. Certo, certo. Quindi la Chiesa, la fede, non deve e non può essere confusa con la politica. Per quello che noi sentiamo logicamente dalla televisione, tanti dicono: ah, ma sì, ma il patriarca di Mosca
è schierato con il come si dice, con Putin nell'occupazione dell'Ucraina. E allora altri possono dire sì, ma il patriarca di Costantinopoli è schierato con gli americani, con i turchi, e ha benedetto le truppe che andavano ad occupare la Siria. Allora noi non possiamo, diciamo in questo periodo la preghiera di Sant'Efrem, di non giudicare i nostri fratelli. Noi non giudichiamo i nostri patriarchi. La Chiesa ucraina ha dichiarato la sua autonomia amministrativa, non ha rotto la comunione col patriarcato di Mosca, l'ha rotta con quelle chiese che invece considerano gli scismatici di Epifanio come Chiesa di Ucraina. Quindi c'è uno scisma nell'ortodossia, disgraziatamente il diavolo quindi può esultare, ma i fedeli, i veri fedeli, non si scoraggiano. Volere toccare l'unità della fede e costringere nell'Europa libera i fedeli ad abbandonare la Chiesa dei loro padri è veramente qualche cosa di mostruoso, e mi pare che soprattutto il Papa e alcuni primati ortodossi, tipo il Patriarca di Serbia ed altri, denunziano questa assoluta e pericolosa minaccia alla libertà fondamentale dell'uomo, che è la libertà di religione. Buona Pasqua a tutti.